Meditazione della luna piena in gemelli. La luna piena in gemelli è l'ultima luna piena d'autunno. Si verifica alla fine di novembre o nei primi 22 giorni di dicembre. Il sole in Sagittario si oppone alla luna in gemelli. Siamo a metà del ciclo lunare. Se all'inizio del mese lunare ci siamo messi degli intenti particolari, ora è il momento di cominciare a manifestarli, è il momento di lavorare alla realizzazione. Questa luna piena d'autunno è chiamata dai nativi americani luna del castoro perché era il momento in cui si cacciavano i castori per le loro pellicce e in cui i castori erano particolarmente attivi nel costruire le loro dighe. E la particolare socialità del castoro è molto in attinenza con il carattere dei gemelli, un segno votato alla comunicazione e alla socialità. Teniamo dunque in mente queste immagini per cominciare la nostra meditazione. Chiudete gli occhi, mettetevi in una posizione comoda, ma con la schiena dritta. Se siete seduti, appoggiate le piante dei piedi a terra. Mettete magari un cuscino dietro la schiena in modo da essere comodi, ma di non sprofondare, non appoggiatevi con la schiena allo schienale della sedia dove siete seduti. Se siete sdraiati, potete piegare le ginocchia in modo da non addormentarvi. Inspirate e lasciate che la vostra coscienza sprofondi dentro di voi, nel vostro cuore, nel vostro petto. E ogni volta che espirate, lasciate andare i pesi, le rigidità, le tensioni dalle spalle, dal collo, dalle braccia. Ogni volta che inspirate, entrate sempre più profondamente dentro di voi, nel vostro cuore. E ora immaginiamo di essere in una radura sotto la luna piena, una bellissima luna splendente che illumina dolcemente le caratteristiche del paesaggio intorno. Potete vedere le sagome degli alberi e le ombre lunghe create dalla luce della luna. E sotto questa luce morbida individuate un sentiero. E seguitelo. E questo sentiero vi porta lungo un paesaggio dolce, morbido, accogliente, come accoglienti sono le ombre create dalla luce della luna. E vi accorgete che a un certo punto il campo che state attraversando si trasforma in un canneto e dal rumore capite che siete vicino all'acqua. E dopo poco ecco che arrivate a un fiume. E sotto la luce della luna individuate un gruppo di castori che si stanno dando da fare a costruire la loro diga sotto la luce morbida della luna. Vi sedete su una roccia e osservate questo gruppo di castori. Sono diverse famiglie organizzate in società e collaborano tra loro, comprendendosi perfettamente. Rosicchiano i rami, li trasportano, si chiamano tra loro con dei suoni che sembrano mugolii di bambini. Si coordinano perfettamente, si capiscono perfettamente. Rimanete a osservare il lavoro alacre dei castori sotto la luce della luna. Sentite il rumore dell'acqua che viene smossa. Sentite il rumore dei rami che cadono e che vengono trasportati e che vengono messi al loro posto.
Siamo nella luna piena dei gemelli, il segno della comunicazione. E osservando i castori, pensiamo a come noi comunichiamo con gli altri esseri umani, con i nostri familiari, con il nostro compagno o compagna, con i nostri colleghi, collaboratori. Riusciamo a capire le loro intenzioni? Riusciamo a trasmettere le nostre intenzioni? Proviamo a osservare il nostro modo di comunicare. La comunicazione richiede un'intenzione forte, precisa, se vogliamo arrivare alle altre persone. Come comunichiamo di solito? E come potremmo migliorare la nostra comunicazione? Questa luce morbida della luna può aiutarci a guardare nel nostro cuore e capire le nostre intenzioni quando comunichiamo. Ogni volta che comunichiamo, d'ora in poi, proviamo a ricordarci questo momento e qual è il nostro intento, il nostro scopo quando comunichiamo. Questo ci aiuterà a comunicare meglio con gli altri, ad andare dritti al punto e a trasmettere le nostre idee, ma anche ad ascoltare. Il segno dei gemelli è collegato all'udito, all'ascolto, e per comunicare meglio dobbiamo anche capire meglio cosa gli altri recepiscono di quello che noi diciamo, come accolgono le nostre parole, il nostro tono di voce. Riusciamo a trasmettere l'idea o trasmettiamo altre emozioni che magari non c'entrano con quello che vogliamo dire? Magari abbiamo delle emozioni che ci impediscono di comunicare al meglio, perché vorremmo trasmettere un concetto, ma il nostro tono di voce, la nostra espressione del viso potrebbe trasmettere tutt'altro. D'ora in poi torniamo all'intento dentro il nostro cuore di comunicare in modo pulito. Riconosciamo se c'è qualche emozione che sta deviando la nostra comunicazione e anche noi ascoltiamo. Ascoltiamo come gli altri recepiscono quello che noi diciamo. In questo modo possiamo essere nel flusso della vita e della comunicazione. Rimaniamo a osservare i castori e come si coordinano in modo perfetto, con i loro richiami, i loro versi e tutti i rumori dei rami che rosicchiano, che trasportano. Questa loro alacrità fa venire allegria, ci riconnette col ritmo e il flusso della vita. Possiamo rimanere ancora un po' a osservare questa scena nella natura, sotto la luna, e poi possiamo riprendere il nostro sentiero e tornare indietro. E tornare alla nostra vita quotidiana. Apriamo gli occhi, scranchiamoci un po', consapevoli che d'ora in poi sappiamo come connetterci al nostro cuore per comunicare al meglio.